Ha vinto un tedesco, tutti gli italiani oggi hanno fatto quello abbiamo fatto. Sì ragazzi, siamo qui con i ragazzini che hanno fatto top con Barba Bianca. Facci vedere questo mazzo. È Zoro però. Vai. Roberto Rondino e Giansalvo. Giansalvo che ho demolito. Ho demolito nel side event in finale. Allora, per questo Zoro. A Cirut! Vai. Per questo Zoro la lista è molto importante. Sì. Innanzitutto 10 don. Sì, belli, molto belli. Perché, poi, perché uno è nero? Perché solo uno se razzista? Rapido, dai, le staple. 4 verdi Barba Bianca. Bello. 4 verdi marca 5. Ci sta. Questo per fare le hits, evitare la quadrupla Machino. Lui è molto esperto nel settore. Quadrupla Machino, la Trinità. Allora, 5 verdi Radical Beam. Sì. Non so se si vede. Molto forti. I sercini. Mashup. 4 B. Ketchup. 4 Izzo. Quanti mirror hai beccato? Questo Izzo alternativo. Nessuno. Lui giocava Barba Bianca. Questa cazza è forte, lo dicono. Questa la uso per chiusura. È forte questa cazza, bravo. Perché giustamente, come fai? 5 per. Ma come, scusa, tu più 4 non la usi per difenderti? Vabbè, questo si può usare anche come counter, se non sbaglio. Ma l'hai tirata mai in combo con Marco? No, ma questa io me la incimo nei trigger, così quando... Ah, ok, no, giusto. Quando faccio effetto di Barba con leader di Zoro, triggerò meno di Zoro. Ok. Fire first? In 3 per? Certo. Che ne pensi della lista che ha toppato senza Firefest? Dilettante, devono ancora imparare molto. Prever di Gordon. Grande Gordon, forte. Non counter ovviamente. No, no, certo. Io certo, devo avere carte certo in mano. Comprensibile. Ok. Dai, grande Cira. 4 Jotsu perché quando ricaliamo il turno dopo con l'effetto di Zoro diventano 5 e puoi fare 5 facce. Sì, certo. Esatto, proprio quello. Che comunque poi sono pure Rush, no? Odama sempre 4 per? Certo. Dove sta Odama? Vedi là. Un'altra sala. Marca 4, un'altra carta importantissima. Dai. 4 per. Non so come avrei fatto senza, probabilmente forte. Sarebbe stato possibile. Per non confonderti con Yozu quando devi counterare. Sì, io uso anche la versione alternativa. Sì. Dai. Facci vedere altre carte però. Zoro monocopia. Bomba. Me lo incimo. Fortissimo. Carta. 3 fosse. Madonna. Vabbè, fai vedere il 6 per che ti ha fatto. Ma scusa, ma a sto punto gioca Barba. 6 Machino. Altri sercini, ma non servono. Perché tanto non hai giocato Rafflesia? Che da meno 2 puoi fare Red Dog e spaccare un 6.000 nel turno dell'Oppo. Volevo giocarla in combo con Red Dog, però mi servivano 6 per 42. Già ti ho detto la seconda. Ancora 10 secondi. Va bene. E l'altra Fairy Doll, sempre per campo. Perché non giochi mamma 10? È lenta in questa Barba, andare a 7 vite non è male, però tu scendi due imperatori. Non so se calarla. Non so se calarla al turno 1 o turno 2. Cioè, un po' difficile la scelta. Vabbè, dai, ci sta. Comunque, stretta di mano al mio avversario che comunque si è comportato bene. Fratello cazzo, uccido. Voleva farmi 6 Machino. Questo è standard comunque, no? Staple. Sì, questa 7 per. Staple. Comunque ho fatto anche top 16. Staple. Ringraziamenti, shout out. Ringrazio shout out tutto il gruppo che è qui dietro di me. Grandi raga. A partire da Capello. Certo. Angelo Dato. Cioè, i numeri 1. Ringrazio l'Inps per avermi finanziato il mazzo. Emilio, che oggi ha dato il meglio di sé. Sì, dai. E soprattutto Bubo. Va bene, dai. Che Bubo. È il primo che ho visto. Ci sta. Ah, mi raccomando, fate la sub da Luigi Amato. Luigi Amato TCG, ragazzi. Questo è altro. Molto bene, dai. Il ragazzo che ha portato in alto Big Mom Gialla, complimenti.